con gusto. L'Italia degli chef oggi è qua, e guarda quanta bella gente che stasera a grande voce inciterà, tutti gli attori e cibi da gustare, e voilà, son tutti ad assaggiare, e insieme dalla nostra terra. E poi un messaggio a tutto il mondo noi mandiamo: venite nel Cilento a mangiare, con gusto questa vita noi viviamo. Salve, salve, ecco qua, ci troviamo all'Hotel Eden Park. Benvenuti a una nuova puntata di 105 con gusto. Insieme con me alla reception abbiamo qui Antonietta. Antonietta, sempre gentilissima ad accoglierti. Grazie, grazie a te Francesca, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, sempre gentilissimi a volerci qua a combinare pasticci, perché vi mettiamo il ristorante in subbuglio. Non è vero, è un piacere. Grazie a tutti, lo staff di 105, grazie a te in particolare. Grazie, gentilissima. Allora, oggi noi andiamo di nuovo in cucina. Saverio è pronto? Sì, pronto. Pronto, mi raccomando, tu sei una supervisore eccezionale, mi fido di te, perciò possiamo andare in cucina? Sì, certo che possiamo andare. Prego. Allora, lei ci fa strada, intanto voi seguiteci. Eccoci arrivati in cucina, grazie Antonietta, io ti lascio al tuo lavoro, sei bravissima, prego, ci vediamo dopo magari per i saluti finali. Va benissimo, ti lascio in ottime mani con il nostro chef Saverio. E Pietro. E Pietro, giustamente non ce lo dimentichiamo, vero? Grazie, grazie Antonietta, ecco qui, bentrovati di nuovo al nostro 105 con gusto, due chef gustosi. Grazie a voi, ben ritornati. Grazie, grazie a voi per la gentilezza e per l'accoglienza che ci fate sempre. È quello che meritate, è quello che merita il gusto, insomma. Bene, oggi una ricetta particolare, sempre con il pesce, base di pesce, cosa ci preparerai? Essendo che siamo nel Cilento, dove siamo in zone dove prettamente si degusta il mare, un piatto molto molto semplice, che è una spigola, ad esempio, del Cilento, del nostro mare, semplicemente la andiamo a... squamare. Come si chiama questo piatto? Ci dici il titolo, come lo chiamiamo? Semplicemente una bavetta di spigola in granella di pistacchio con un fiore di carciofola romana. Beh, proprio semplicemente, no, direi. No, è tutto semplice, può sembrare solo difficile in quello che diciamo, ma nella preparazione è molto molto semplice. Bene, allora andiamo subito e vediamo come lo vai a preparare. Vai a sfilettare, sì, allora... Ovviamente abbiamo già squamato la spigola, perché la spigola rispetto a un'orata ha delle squame molto molto più dure, quindi andiamo a squamarlo e poi lo portiamo una cottura al forno. Semplicemente lo portiamo, andiamo a sfilettarlo. Invece di farlo dalla parte del dorso, lo facciamo all'interno della pancia, perché cerchiamo, certamente, cerchiamo di fare un piccolo fiocchetto, quindi per dare una presentazione un pochettino diversa, ma sempre spigola, insomma. Perfetto, io vado a guardare come fai, così imparo e i nostri amici da casa imparano. La parte centrale, cammino, insomma, come si voglia dire nel nostro gergo, nel sfilettare la parte centrale della spina. Per dare un consiglio alle amiche, alle nostre casalinghe, gli giriamo la testa, usiamo le mani per sfilettarlo in modo che ci portiamo... Ah, hai fatto solo un taglietto e poi lo hai aperto direttamente con le mani. Semplicemente lo apriamo con le mani e portiamo... Tipo questa... un'alice. Esatto, un'alice, esatto. Anche se è una spina molto molto più dura... Però si spezza... Esatto. Che la spigola è molto molto tenera come insomma, pesce. Poi incominciamo a sfilettare la parte della pancia dove troviamo le nostre spinette, ok? E gliele togliamo in un modo molto semplice, sia dalla parte sinistra sia dalla parte destra. Sotto la pancetta gli togliamo queste spine che mi porta, così
non disturbiamo il palato di qualcuno, ce la rigiriamo, facciamo un taglietto dalla codina fino alla parte quasi centrale. Quasi centrale, come avevo detto bensì prima, per dare una forma, è un modo diverso, un fiocchetto, la rigiriamo all'interno, prezzemolo. Questa mi è nuova come ricetta, guarda, non l'ho mai vista, forse non l'abbiamo mai fatta, vero Lorenzo, questo tipo di... ecco, vedi, mi dice di no, mi conferma. Granella di pistacchio. È nuova, vedi? È un... Allora intanto parliamo di te, da dove vieni, fatti conoscere, da quanti anni fai lo chef? Dire la parola chef, insomma, è una parola molto molto grande, per me mi emoziona e mi lusinga. Amo la cucina, amo il prodotto e amo dare un giusto gusto e palato ai miei clienti. La mia soddisfazione è quello di avere i giusti complimenti da chi servo. Sono diplomato dal 97, 98 esattamente, 98 esatto. Già 18 anni. Sì, sono diplomato, però la mia prima esperienza l'ho fatta a 14 anni. Già prima? Sì, molto molto prima, insomma, sono abbastanza anni che lavoro nelle cucine. In giro per l'Italia, all'estero? Italia, estero, ho lavorato sia all'Italia sia in estero, ho lavorato a Londra, ho lavorato in Irlanda, ho lavorato in Olanda. Ma la nostra cucina è tutta un'altra storia, vero? Infatti sono ritornato nel 2012 nelle nostre zone. Hai apprezzato i nostri prodotti cilentani, tu che vieni da Napoli? Sì, ho apprezzato tantissimo, come ho detto ho conosciuto la cucina, che è un prodotto vostro cilentano, che io personalmente non avevo questa giusta cultura, ed è stato veramente veramente eccezionale, come ho conosciuto altri prodotti che avete voi, insomma. Vedi, prodotti a chilometri zero del nostro territorio, dei prodotti veramente freschissimi e gustosissimi. Esatto, esatto. Quindi girare significa anche avere esperienza e capire tante cose. Abbiamo un polmone verde che è meraviglioso. Ed eccezionale. E lasciamolo tale, perché veramente ce lo invidiano in tanti posti. Il nostro Cilento è veramente un posto bellissimo, con il parco nazionale, con tutti gli amici che seguono i prodotti e il nostro territorio. Veramente li ringraziamo, tutti i sindaci, tutti quelli là che amano il proprio territorio e lo fanno crescere. Chi ama il proprio territorio lo ama e lo fa crescere. Benissimo, perfetto. Ecco, intanto tu stavi lavorando, sì, normalmente. Una semplice manovra, giusto per dare una forma diversa a questa spigola, ma nulla di che. Giriamo sia la testa dalla parte della coda, come se guardasse la coda, e sia la coda che guardasse la testa. In questo istante poi la serviamo, la prepariamo, la mettiamo in un vassoietto e la portiamo a forno e la cuciniamo a 160 gradi. Benissimo. Nel frattempo, allora, la spigola in forno, tu cosa ci combini? Semplicemente faccio un carciofo alla romana fritto in olio di semi, sempre a 180 gradi. Ovviamente il carciofo alla romana è un carciofo ovviamente delle nostre zone. Come viene fatto? Esatto, stavo cercando di spiegare, mi perdoni. Un po' di... no, l'emozione. L'emozione, infatti. Davanti alle nostre amiche che sono sempre molto attente, ecco, per questo. Ah, perfetto, quindi l'emozione adesso mi sale ancora di più. Il carciofo alla romana va cotto semplicemente in olio extravergine d'oliva. Però prima? Con aglio, timo, aceto e vino bianco. Si fa una sfumatura di vino bianco, si copre e si lascia cucinare per 5 minuti con un coperchio, e si lascia così. Stufare, esatto, lessare e stufare. Dopo che abbiamo fatto questo procedimento, lo togliamo dalla sua casseruola
lo appoggiamo in una teglia bucarellata in modo che scende tutto quel sughetto che ha assorbito il carciofo. E lo facciamo asciugare. E lo facciamo asciugare. Per evitare gli schizzi poi in... Esatto, per evitare gli schizzi e per evitare che comunque il prodotto, essendo che è un ortaggio, comunque il carciofo assorbe tantissimo il sugo e quant'altro, evitiamo, lo facciamo scolare e dopo fatto scolare lo portiamo a una cottura in olio di semi, come ho detto prima, in modo da creare come se fosse un fiorellino. Bene, noi allora guardiamo quello che fai, mi allontano per non farmi schizzare. Il pesce è pronto. Infatti, lo dobbiamo solo impiattare e far gustare. Benissimo, allora procediamo, dai. Dopo aver raggiunto la giusta cottura, lo dobbiamo solo impiattare. Nel frattempo però abbiamo creato una julienne di carotina, bene, condita con olio sempre extravergine di oliva, e un po' di prezzemolino. Niente. Semplice. Esatto, molto molto semplice. Lo usiamo come se fosse un letto. Ora la impiattiamo. Come ho detto prima, gli diamo questo giusto colore. Altre due carotine le usiamo sempre per il carciofo che abbiamo preparato, il carciofo alla romana, che è una forma di un fiore, come se fosse una rosa, per deliziare le nostre mogli, le nostre... Bello, questo lo devo fare, sai, mi sono sempre chiesta come si faceva, perché vedo che questi romanacci fanno queste carciofi eccezionali, quando vado a Roma li mangio, veramente bravissimi. Vai ad utilizzare? Vado ad utilizzare sempre del sedano. Ah, sedano tagliato a julienne. Sempre. L'hai messo in acqua? In acqua, ghiaccio, sempre per farlo diventare un po' per dare il giusto gusto. Bene. Lo appoggiamo nella bocca del pesciolino per dare sempre un giusto colore. Alla fine aggiungiamo sempre un pochettino di olio che va appoggiato sul pesce. Ed ecco qui. Niente. Bene, semplicissimo, bravissimo, il piatto è pronto e andiamo ad assaggiare. Antonietta, siamo giunti alla fine, al momento dell'assaggio su questo terrazzo che si affaccia sul mare, questo Hotel Eden Park qui a Capitello, veramente un fiore all'occhiello, un hotel che dà tantissimi servizi. Esatto, dal servizio spiaggia al servizio ristorante e naturalmente anche come hotel. Abbiamo delle camere exclusive, invidiabili da tutti. Questo periodo che arriva, l'inverno, è il periodo, voi aprite poi periodo inoltrato, primavera, durante però l'inverno si può fittare la sala? Certo, noi abbiamo un servizio catering e quindi automaticamente possiamo rispondere a tutte le esigenze che i clienti ci vogliono, di cui hanno bisogno. Un numero di telefono? Allora, un numero di telefono a cui si possono rivolgersi è lo 0973 32 30 04. Per qualsiasi tipo di evento, da una prima comunione a un battesimo, a una cresima, a un matrimonio, qualsiasi tipo di evento noi riusciamo a soddisfare le loro richieste. H24. Esatto. Benissimo, complimenti al nostro chef, bravissimo, anche questa puntata ti sei superato insieme al tuo aiutante qui a Pietro. Esatto, abbiamo cercato di fare un giusto prodotto e accontentare i nostri clienti. Un pesce naturalmente delicatissimo, io devo rovinare sempre il tutto, vado ad assaggiare. Delicatissimo,
una cosa molto molto semplice, che ha un retrogusto della granella di pistacchio ed è eccezionale, credo che sia saporito. Intanto versa il vino che tu vai ad abbinare. Lo lascio a Pietro. E tu cosa hai scelto? Adesso stiamo assaporando insieme a questo pesce un bel fiano di Avellino, essendo che sono un campano. Amo tantissimo i vini nostri locali, che sono eccezionali. Dopo un beneventano troviamo un avellinese. Bene. Avellino. Benissimo, allora prego Antonietta. Ecco, bene, grazie chef che mi dai una mano. Bene, bene. Io ringrazio tutti gli amici che da casa ci hanno seguito con tanta attenzione. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Ringrazio lo chef, il vice Pietro, bravissimo, complimenti, emozionato. Grazie a voi, grazie per averci onorato della vostra presenza. Speriamo di aver fatto capire i nostri prodotti, la nostra genuinità ai nostri clienti. Vi aspettiamo tutti all'Eden Park. Bene, benissimo, grazie Antonietta, salutiamo il patron, il direttore. Antonio Arianna e anche naturalmente al signor Giuseppe Arianna. Bene, grazie a Peppino e Antonio, anche da parte mia, grandi amici, ci seguono, amici del Festival Gastronomico, perciò ci stanno sempre vicino. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e mi raccomando allora un buon appetito con le nostre ricette e tanti saluti, un bacio, ma sempre e soltanto con gusto!